Buongiorno e benvenuti o ben ritornati in un nuovo video su casa e dispensa. Come avete letto dal titolo, oggi voglio farvi vedere tot prodotti che sono andata in giro a cercare qua e là in un unico supermercato. Le novità. Fatemi sapere se vi piace qua sotto tramite commento se vi piace questo format. Adesso io sono partita giusto con qualche prodotto, diciamo che è un video test per vedere appunto se vi piace come format. Appunto, fatemi sapere qua sotto che potrebbe diventare una volta al mese il video inerente a tutte le novità che i supermercati hanno lanciato, quindi fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate di questo nuovo format, se vi piace. Io che vado a caccia di prodotti usciti per la prima volta, varie merendine piuttosto che magari qualche crema particolare. Fatemi sapere appunto se vi può interessare come nuovo format, ovvero casa dispensa che va alla ricerca di tutte le news uscite sul mercato, insomma. E partiamo subito con il primo prodottino. Allora, il primo prodotto che ho trovato sono le caramelline dell'Haribo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua, sono gli orsetti d'oro e questi sono caramelle che frizzano. Adesso, io non sono un amante delle caramelle, proprio non mi interessano, ma ho due figli che sono molto 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 golosi di caramelle e infatti ho voluto appunto provare, qui non so se leggete, c'è scritto novità, eccolo qui, questi sono gli orsetti, tutti belli frizzanti, sono le novità che ha lanciato Haribo e niente, poi vi farò sapere tramite i miei figli se sono buoni oppure no, ma conoscendo questo tipo di brand che fa delle caramelle decisamente top, saranno buone anche queste. Comunque questa è una novità lanciata al supermercato dell'Haribo. Ecco qui. Poi un'altra novità sono due brioche, confezioni della Kinder. Io non li ho ancora provati, a dire la verità. Li ho sempre visti, ma non li ho mai comprati. Abbiamo questo qua, Kinder cornetti cioccolato. Bello, poi mi piace esteticamente come è fatto. Appunto, non avendoli mai provati, bisogna poi vedere se è esattamente come dicono all'interno, ma ne dubito. Comunque, questi sono appunto la novità di Kinder, versione cioccolato e versione pesca e albicocca, appunto, che ha lanciato sul mercato il brand Kinder. Poi, anzi, fatemi sapere se voi li avete già provati e come sono, se effettivamente hanno questo ripieno come dicono loro. Io non li ho ancora provati, sono curiosa, infatti li ho voluti comprare. Altra novità, questi tre dolcetti, eccoli qua, adesso ve li faccio vedere bene uno a uno. Sono questi dolcetti mini cake tortina con mela e uvetta, dolce novità, ve li faccio vedere uno a uno. Ecco qui, questo è il brand. Questo è uno. Questo invece è tortino albicocche, pomodoro e scorza di limone. Questa è l'altra versione. Ho preso tutte e tre le varianti, insomma, e poi vi farò sapere come sono. E per finire, questo mi ispira un po' di più, tortina con cacao, cocco e avena. Questo sembrerebbe molto molto buono. Eccolo qua. E niente, queste sono le novità che sono riuscita a trovare, queste in banco frigo. E niente, vi farò sapere, super curiosa. Poi andiamo avanti. Altra novità, mulino bianco, che sono queste
come si chiamano? Tartelle cuor di mela con mele 100% italiane, senza additivi, conservanti, senza olio di palma. Ne troviamo ben 6. Eccola qua, questa è una novità che ho trovato sempre della Mulino Bianco. Io non li ho mai provati e niente, vi farò sapere, oppure se voi li avete già provati fatemi sapere qua sotto tramite commento come sono e cosa vi sembra. Niente, questa è la novità in casa Mulino Bianco. Ok, ve lo faccio vedere ancora. Si mette a fuoco, eccolo qua. Poi io, amante come sono dei tè, degli infusi, tutto quanto, ho trovato ben non uno, non due, ma ben tre, li ho presi tutte e tre, confezioni di infusi a freddo della Twinings. Eccolo qui, adesso ve lo faccio vedere uno a uno, questa è una super novità. Allora, questo è uno. Poi abbiamo questo che è praticamente limone, zenzero, io spero si veda, eccolo qua, limone, zenzero e arancia, eccolo qui, spero si veda. E per finire abbiamo fragola, anguria e limone, eccolo qua, eccolo qui. Allora, come funzionano? Sono innanzitutto senza zuccheri, senza aroma artificiali e basta. Come funzionano? Praticamente si mette dentro una bustina, scusate, mi lacrima l'occhio, si mette dentro una bustina di questi infusi nell'acqua, si agita esattamente come dice qua, vediamo se riesco a farvelo vedere. Vabbè, non lo mette a fuoco, comunque scusate, si lascia riposare per 5 minuti, poi bisogna agitare e gustarlo. Ha una diciamo validità fino a 8 ore, quindi ottimo, ce lo possiamo portare in giro. E niente, queste sono le novità che io sono riuscita, diciamo così, e sono riuscita a trovare in giro. Adesso sono andate, appunto, come vedete, in un unico supermercato per prendere giusto poche cose, per vedere se questo tipo di format vi può interessare, vi può piacere. Fatemi appunto sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate, se volete più video inerenti a questo genere di format, ovvero casa di spesa va alla ricerca di tutti i prodotti lanciati sul mercato. E niente, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina, fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate, e noi ci vediamo la prossima volta qui su casa e di spesa. Io vado a provare tutte queste belle novità. Ciao.